Melavert, 18 marzo, tra le pendici dell'Etna e le montagne del Veneto. Melavert, puntata 18 marzo. Edoardo Raspelli e Ellen Hiding sono rispettivamente alle pendici dell'Etna e in Veneto per raccontare le eccellenze delle zone visitate domenica 18 marzo, alle ore 12.00 su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con Melavert. Il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni è condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hiding. Anche oggi i due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze del nostro paese. Melavert, 18 marzo, Ellen Hiding in Sicilia. Ellen Hiding, foto di Elena Tiraboschi. Questa mattina la Hiding è in Sicilia, alle pendici dell'Etna, per andare alla scoperta del vivaio più grande del Mediterraneo. 600 ettari di territorio destinati alla coltivazione di 800 specie e oltre 5.000 varietà di piante mediterranee e subtropicali. Ellen Hiding racconterà la storia di questo vivaio dove natura, turismo e cucina concorrono alla salvaguardia dell'ambiente e al recupero del territorio. Tra Catania e Taormina c'è un territorio considerato speciale ed unico al mondo per il suo clima, la fertilità del suolo e per la ricchezza di acqua che la grande montagna, l'Etna, regala a questo angolo di Sicilia. In mezzo secolo di storia, una famiglia siciliana ha realizzato non solo un «giardino delle meraviglie», come qualcuno ha denominato questo vivaio, ma anche un parco botanico, un centro di ricerca, è un importante polo multifunzionale dove natura, arte, cultura, turismo e cucina concorrono ad una nuova cultura del paesaggio, alla salvaguardia dell'ambiente e al recupero del territorio. Melavert, 18 marzo, Edoardo Raspelli. Tra le montagne del Veneto Raspelli intraprende un viaggio nel mondo della zootecnia, da quella di montagna a quella di fondovalle, realtà ugualmente importanti ma piuttosto diverse tra loro. Un percorso tra gli animali, nelle stalle, tra gli allevatori che producono il latte con il quale si realizzano tanti prodotti diversi, molti dei quali biologici. C'è un dato molto interessante che riguarda in particolare il latte biologico, negli ultimi anni la richiesta di questo prodotto è cresciuta in Italia con un ritmo del 20% l'anno. Ciò vuole dire che sempre più persone decidono, anche spendendo qualche centesimo in più, di nutrirsi in modo più naturale. Al centro di questa puntata, un'azienda che ha deciso di realizzare una intera gamma di prodotti a base di latte biologico prodotto sulle montagne del Veneto, che va ad affiancarsi a eccellenze storiche realizzate da sempre nel bellunese, come i formaggi DOP Piave, Montasio, Asiago, Grana Padano. Le storie di Melavert inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione Ammiraglia, va in onda, le storie di Melavert, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova. La puntata è dedicata ad alcuni tra i prodotti più tipici e identificativi della tradizione napoletana, la pizza, la pasta e il pomodoro.